Andiamo all'interno di questa Suzuki Vitara Hybrid. Come al solito andiamo a sentire la botta, il tonfo dello sportello, come dico io. Non male, dà una bella randellata perché lo sportello è anche bello grosso, ahimè. Anche qui troviamo la parte sopra superiore abbastanza crocchiante, plastica bella rigida, andando a trovare però nella parte centrale un tessuto dove vi è il poggiabraccio, tastiera dei vetri e degli degli specchietti. Allora vi vado a subito ad accendere l'auto, cioè accendere l'auto, a farvi vedere il cruscotto acceso. Questa è una Vitara Hybrid 4WD al grip, versione cool, è la 1004, 4 cilindri, benzina quindi elettrico, 129 cavalli, 235 Newton metri di coppia a 2000 giri. Vi do anche le dimensioni: è lunga 4,77, larga 1,77, alta 1,59, a un passo di 2,5 metri, una massa rimorchiabile di 1200 kg. Allora, questa versione nella fattispecie raggiunge i 190 km/h, quindi parliamo e 0-100 di 10,2, ovviamente parliamo di prestazione dichiarata. Il serbatoio è di 47 litri. Allora, questo è il cruscotto, eccolo qua, questo è lo sterzo tre razze, a tre razze, ovviamente con tutti i comandi al volante. Questo è il classico display Kia, Suzuki. Abbiamo nessun supporto telefono smartphone connesso. Qui si va nelle impostazioni, impostazione suono, display, orologio, lingua, blocco della tastiera durante la guida. Scendendo ancora, vedete, troviamo altre impostazioni, quindi sicurezza, software, ripristino su impostazione di fabbrica, versione dati non disponibile, numero di serie, eccetera eccetera. Scendendo nel tunnel centrale troviamo la climatizzazione con la rotellina per la reazione e per i gradi della vettura interna. Poi nella parte inferiore del cruscotto, della plancia, del tunnel, troviamo il pratico porta oggetti, come sempre, con una presa di ricarica USB e una 12 volts. Faccio notare che praticamente da quando faccio le Suzuki io su tutte ho trovato sempre i sedili che sono riscaldabili. Questo è un cambio a 6 marce manuale con questa trama in pelle, e qui troviamo la rotellina per andare ad interagire con l'auto, praticamente per l'aspetto dinamico. A sinistra, vedete, ve lo faccio rivedere, vi fa vedere questa, mentre a destra si va in sport, scusate, quindi abbiamo una macchina un pochino più sportiva. A sinistra invece is no. Allora, trama centrale del cruscotto, si trova questa linea passante, vedete, in finto alluminio satinato. Porta oggetti anteriore, tac, frenato ed illuminato, e devo dire anche molto capiente. Guardate che librone che vi danno Vitara, guardate che bestia di libro che è, ci stanno comodo di più. Sedili, eccoli qui, con trama centrale molto carina, abbastanza contenitivi come sempre, con un buon supporto anche per i fianchi. A questo punto vi faccio vedere come io sto nella parte posteriore della seduta del divanetto, e vi ricordo come sempre che io sono alto circa 1,90 m. Ho regolato il sedile per la mia altezza, per come ci sto bene. Io sto un po' basso, essendo alto mi piace stare un po' in basso, mi sono regolato, e ovviamente ho regolato anche lo sterzo, che in questo caso è regolabile sia in altezza che in profondità. Mi sono tirato ben avanti lo sterzo per avere un buon angolo con il braccio, e adesso vi porto a sedere. Ok, dietro. Andiamo, mi si è chiuso la macchina, il bello della diretta, riapriamo, montiamo dietro.
Ok, chiuso lo sportello, devo dire che è meglio dietro che davanti, cioè proprio dietro è bellissima. I materiali sono gli stessi della parte anteriore, anzi no, qui è tutta plastica rigida la parte posteriore, anche la trama centrale non cambia. Ovviamente abbiamo un pratico, un comodo poggiabracci, lo faccio vedere a sportello aperto, con questa tasca tonda dove si può andare a inserire comodamente una bottiglia, un ombrello piccinino, quello che volete, il telefono. Sono regolato nella parte anteriore per la mia altezza, siamo circa, io sono 1,90 m, 1,86 m, sto comodo, sto preciso, ma ci sto veramente comodo. Il passaggio al centro, ahimè, non mi piace troppo, perché il poggia, il cassetto centrale, scusatemi, che prima non ho fatto vedere, che è veramente una bestiona per quanto è profondo, chiedo scusa, tutto il mobiletto viene bene davanti. Vedete lo spazio che ho per il tunnel centrale? È veramente poco, non è alto, ma ho poco spazio per passare al centro con i piedi e quindi praticamente mi dà un po' fastidio andare al centro. Non vi sono le regolazioni della reazione posteriore, non vi sono le bocchette, e questo mi dispiace tanto, perché su una macchina così mi sarebbe piaciuto. Vedete, per passare sono costretto a piegare molto il piede e onestamente non mi piace. Non vi è un poggia braccio centrale, il divanetto ovviamente è abbattibile 70-30, la trama è la stessa dei sedili anteriori, ovviamente, che ve lo dico a fare, vedete la parte centrale cambia la trama ed è veramente carino alla vista. Vi sono tre poggia testa e l'abbiamo detto, il sedile ovviamente, il divanetto è abbattibile. Bauliera 375 litri con sedili abbattuti da 1047 a 1120 litri, molto molto capiente, mi piace un casino, ovviamente non ci sono interazioni, è tutto bello liscio. Ha queste tasche laterali che sono d'un comodo veramente belle, profonde da tutte e due le parti, ovviamente è illuminato, e poi una cosa che mi piace tantissimo è che ha un doppio fondo, vedete? Con un altro ripiano praticamente molto comodo dove inserire, e credo che questo qui si possa togliere e quindi andate ad aumentare, sì, questo si può togliere serenamente e andate ad aumentare la capacità della bauliera. Siamo giunti al termine del video e come sempre vi faccio godere della vista della plancia con il tunnel centrale dal divanetto posteriore. Guardate che bello che è. Molto bello, sempre bella questa immagine, a me piace veramente sempre un casino. Ringrazio tantissimo la concessionaria Venauto per aver messo a disposizione la vettura in maniera del tutto gratuita. Vi chiedo di cliccare like, mi raccomando iscrivetevi al canale, condividete il video se vi è piaciuto, comportatevi bene, fate bravi, un salutone, è tutto da LC Passione Motori, al prossimo video. Ciao, 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 bye, bye, bye.